buongiorno a tutti, sono benissimo. Questo è un appuntamento, se vogliamo, inedito con CEDAC, perché generalmente siamo abituati alla nostra stagione teatrale di prosa e musica e danza invernale. Quest'anno, tra i tanti danni del Covid, abbiamo avuto anche la chiusura dei teatri, però offriamo questa opportunità d'estate, tra l'altro in siti di tutto rispetto affascinanti, l'Arena Mille Stelle e il sito archeologico di Montesiraio, l'anfiteatro. Quindi sarà un'offerta di 5 spettacoli assolutamente pronta a sollevare la nostra cittadinanza e speriamo anche qualche turista dai pesi di un anno difficile che ha comportato molti sacrifici per tutti. A questo proposito, lasciatemi dire che questa offerta di spettacoli per l'estate carboniense, che si aggiungerà ad altri che abbiamo in previsione, quest'anno assumono una funzione in più, quindi non è solo un'offerta culturale, non è solo un'offerta ricreativa per cittadini, è un'offerta anche turistica, ma è soprattutto uno strumento di salute per i nostri cittadini. Stiamo portando avanti in questi giorni delle tavoli operativi per far nascere un osservatorio sui disagi del mondo giovanile. Abbiamo dei dati preoccupanti sull'aumento di bisogni ansiolitici, di atti di autolesionismo, di suicidi. È chiusa questa città, cioè riaprendo questa città in estate con zona bianca, con una speranza di risalire verso una vita normale, vogliamo che queste offerte di spettacoli, di divertimento, di cultura siano veramente anche una cura allo spirito di tutti noi.